La famiglia Beery ha affrontato una situazione che nessun genitore vorrebbe affrontare. Oggi vedremo questa incredibile storia, se siete pronti partiamo. Chantal e Ryan Beery sono una coppia canadese e hanno avuto molti alti e bassi nella vita a partire subito dall'inizio. Si sono sposati all'età di 23 anni e da lì la loro vita non è stata facile. Trovare lavoro fu la prima grande difficoltà. Non avendo una laurea come si deve e nemmeno una gran istruzione, si sono ritrovati a girovagare per le agenzie in cerca dell'opportunità giusta. Il loro sogno era avere una famiglia, quindi avevano bisogno di lavoro. Beh, ci volle molto tempo e molti rifiuti, ma infine riuscirono a trovare dei lavori. Niente di eccezionale, semplicemente lavori che permettevano di ottenere uno stipendio medio, ma ciò gli bastava. Dopo poco tempo comprarono la loro casa dei sogni e tutto il necessario per dare alla luce la prima bambina di nome True. La gravidanza però già le prime settimane non stava andando come previsto. Al primo controllo i medici dissero che era tutto a posto e poteva stare tranquilla, ma dalla terza settimana Chantal cominciò a sentire uno strano dolore allo stomaco. Qualunque cosa mangiasse veniva quasi del tutto vomitata il giorno seguente. Muoversi era diventato impossibile e spesso dormiva per ore senza nemmeno accorgersi del tempo, una cosa che non le era mai successo. Il medico curante disse che era del tutto normale, era tutto a posto. Ma sfortunatamente, arrivata vicino al quinto mese di gravidanza, le cose peggiorarono talmente tanto da farla svenire in casa all'improvviso. In quel momento fortunatamente a casa c'era Ryan, che corse immediatamente in ospedale. Qui la terribile notizia: il bambino non stava bene. Bisognava quindi fare una cosa a dir poco pericolosa: tirarlo fuori 14 settimane prematuro. La decisione ovviamente stava ai genitori, potevano cercare di continuare la gravidanza e sperare nel meglio, oppure far uscire subito il bambino e continuare comunque a sperare in modo che tutto andasse bene nei prossimi mesi. Scelsero la seconda opzione, la paura di perderla era troppo alta, quindi i medici cominciarono un'operazione lunga e faticosa. Il neonato era una femminuccia e la chiamarono True. Le diedero il nome prima ancora che venisse al mondo per incoraggiarla a sopravvivere. Dopo molte ore i medici dissero infine a Ryan che Chantal era salva, ma per True c'era ancora molto lavoro da fare. Bisognava monitorarla un giorno completo come si deve. Era nata prematura di 14 settimane e si vedeva chiaramente. Il suo fisico piccolo e minuto sembrava potesse venire spazzato via da un semplice soffio di vento. Quel giorno Ryan rimase in ospedale insieme alla moglie per sentire il verdetto dei medici. E infine arrivò. A quanto pare non stava bene True. Doveva essere tenuta sotto controllo per altri 3 mesi. Un lasso di tempo molto lungo. Infatti lì successe veramente di tutto e di più. Ci furono tante complicazioni e tanti problemi. Ad un certo punto il battito della piccola si era addirittura fermato. Chantal, sconvolta quel giorno, cominciò a piangere in sala senza riuscire a controllarsi e chiese a tutti di lasciarla sola per un po' con la sua bambina. Cominciò così a parlarle e raccontarle tante cose, di ciò che lei e Ryan avevano preparato in casa, per esempio. Piccola, avevamo allestito una bellissima stanza per il tuo arrivo, decorato tutto e pitturato al meglio delle nostre possibilità, ma devi fare una cosa per noi, devi svegliarti e vedere questa stanza. Ma dopo 5 minuti niente da fare, sembrava ormai finita. Eppure, uscita dalla stanza, le pulsazioni incredibilmente ritornarono, quindi le parole della madre avevano veramente fatto effetto, si chiesero gli infermieri stupiti da quella situazione. Un medico raggiunse immediatamente la sala per verificare e in effetti la piccola True era salva. Dopo quella giornata critica tutto andò perfettamente. Nei giorni a venire si riprese, finalmente dopo mesi poté andare per la prima volta a casa, quindi cercarono di tenerla d'occhio come si deve i primi tempi. E infine, anni dopo, è ancora viva. Al contrario di quello che dissero alcuni, infatti alcuni medici continuavano a dire che non ce l'avrebbe fatta, ma True ha battuto tutti e anche il tempo. Sopravvivendo e crescendo poco tempo dopo, poi è arrivata anche la sua sorellina, Faith. Ora gioca con lei e le fa da sorella maggiore. Non ha problemi di alcun tipo, né fisici né mentali, e vive una vita serena. È anche molto sana. Ovviamente i genitori le hanno raccontato della grande sfida affrontata, ma lei dice di non ricordarlo.